Buongiorno Maurizio Fabrizio. Buongiorno Saverio. E la domanda è, dopo tanto lavoro fatto insieme a grandissimi nomi, non che il tuo sia da meno, adesso invece c'è una cosa tutta tua. Sì, un disco che è appena uscito, un album che raccoglie le mie composizioni, tra virgolette, classiche, non pop. Ecco, forse è meglio dire non pop. E sono quattro composizioni che ho scritto negli anni passati, che mio cugino, il direttore d'orchestra Donato Renzetti, ha voluto a tutti i costi produrre, perché è il mio primo fan e ha voluto a tutti i costi fare questo disco, produrre questo disco, e ne siamo stati tutti molto felici. È uno che nasce fagottista, poi anche direttore d'orchestra, pianista, chitarrista, e lo dico per bramosia personale, meraviglioso, è abituato ad essere molto duttile anche di mente. Beh, sì. Poi io ho inteso sempre la composizione in questo modo, non scrivere solo canzoni pop, ma essere un compositore a tutto tondo, cioè scrivere di tutto, perché la musica è tutta bella, va tutta affrontata e col gioco, con la felicità, è quello che mi sono ripromesso di fare da sempre e lo faccio sempre con molta gioia. Ma poi quando si arrangia, come funziona? Non so, penso al tuo sodalizio decennale con Angelo Branduardi. Un altro frammento di felicità. Io devo dire grazie alla musica, ho vissuto veramente nella felicità tutti questi anni. Il lavoro con Angelo è stato bellissimo, in particolar modo questo, perché io ho orchestrato, arrangiato per vari artisti, però il lavoro con Angelo è stato particolarmente interessante e divertente, perché soprattutto perché avevamo carta bianca, cioè avevamo il terreno libero. I migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita, stringimi forte che nessuna notte è infinita. La nostra vita. Hai scritto canzoni pop memorabili, che so, penso a Almeno tu nell'universo, I migliori anni della nostra vita. Ci dici come sono nate? È un mistero, perché mi ricordo tra l'altro Almeno tu nell'universo di averla composta tantissimi anni fa, ero molto giovane. Qui una sera ero nella mia casa di Milano in cucina, mi ricordo, che aveva una bella acustica, per quello la usavo ogni notte per comporre, e alla chitarra venne fuori questa melodia, e soprattutto questa melodia con queste armonie. Per far ambientare gli ascoltatori in questo tuo nuovo lavoro, ecco, puoi dirci insomma un po' com'è stato il tuo stile in questo caso? Ma non credo di avere uno stile, cioè uno stile mio. Io scrivo veramente col cuore, perché essendo un compositore pop e non avendo affrontato mai in modo serio la composizione classica, scrivo come mi viene, come si dice, per cui sono attento veramente solo a quello che mi dice il cuore.